Allora, visto che fuori c'è Noè che sta costruendo l'arca perché c'è il diluvio universale, oggi vi parlo di quelli che sono i miei youtuber americani e inglesi che seguo di più, a cui sono iscritto. Seguitemi! Ciao ragazzi, benvenuti al canale. Allora, siccome nel video in cui dicevo che mi sarei iscritto da molti canali italiani, in tanti di voi mi hanno chiesto a quali canali stranieri io sia iscritto, allora ho deciso di fare questo video perché ve ne voglio parlare, che siano interessanti e piacevoli anche per voi, così come lo sono per me. Allora, ho fatto una selezione tra i più di 30 canali a cui sono iscritto, di 5 o 6, che sono quelli che seguo quasi quotidianamente o su cui sono più assiduo. Allora, devo per forza di cose iniziare dal primo, che è quello che mi ha ispirato questo viaggio che sto facendo io attraverso il mio canale, quello che è stato fonte di ispirazione su quello che avrei voluto realizzare anch'io. Non posso non menzionare Salomondrin. Allora, parliamone un po'. Salomondrin è un ragazzo imprenditore di 30 anni, messicano di nascita e californiano di adozione, perché vive in California, nei sobborghi di Los Angeles. Tra l'altro vive dove ho vissuto anch'io, quindi ci sono spesso paesaggi nei suoi video che io ben conosco e ovviamente mi fa piacere guardarlo. Ha avuto un iter di percorso del canale interessante, perché è nato dal nulla. Lui è appassionato di auto sportive di fascia alta, essendo imprenditore molto benestante, ha diverse auto. Ho apprezzato i suoi video perché è arrivato a raggiungere anche 14 auto contemporaneamente, Aston Martin, Ferrari e Porsche. Ne ha sempre parlato in modo molto fresco, molto semplice, molto solare, che è una qualità, che sono qualità che a me piacciono molto, ed è arrivato infatti molto velocemente al milione di iscritti. In meno di un anno è passato da 100.000 iscritti, che più o meno è quando ho iniziato a seguirlo io, attualmente a 1.600.000 iscritti sul suo canale americano. Parallelamente, qualche mese fa ha aperto anche un canale in messicano, ovviamente essendo madrelingua. Su quel canale ha avuto un boom di iscritti, perché si vede che c'era un vuoto da colmare, e in pochissimo tempo è arrivato a più del doppio del suo canale americano. Infatti ha 3 milioni e mezzo, forse più, di iscritti. Allora, io lo seguo veramente sempre. Ha avuto degli alti e dei bassi, perché, come spesso capita tra gli youtuber, dopo un po' si perdono via, perché probabilmente nascono anche delle collaborazioni esterne, nascono delle sponsorizzazioni, quindi si inizia con dei video giornalieri, anche un po' per alimentare l'algoritmo di YouTube, ma ultimamente sta veramente caricando poco, e mi sembra di aver capito che lo stia facendo quel minimo necessario che serve per mantenere il numero di iscritti. È inchiodato sul canale americano a 1.600.000 da mesi, pubblica un video ogni 2-3 settimane, a volte anche meno, e è diventato un po' ripetitivo. Ciò non toglie che per me sia stato mentore e fonte di ispirazione, di video che io guardavo la notte a tempo indeterminato. Sono anche abbastanza semplici come inglese parlato, e quindi ve lo suggerisco. Ho applicato la sua filosofia di avere più di un'auto e di guidare auto diverse in giorni diversi
applicandola alle mie possibilità, quindi non auto di fascia top come a lui, Aston Martin, Ferrari, 918 Porsche, ha avuto di tutto, applicandola a una disponibilità di tasca nettamente più bassa, ma la filosofia la condivido a pieno e l'ho presa dal suo modo di ragionare. Poi vi metto in descrizione tutti i link di tutti i canali di cui sto parlando in questo video. Allora, procediamo. Un altro canale che mi piace veramente molto è quello di Stradman. Stradman è un ragazzo molto giovane, avrà 26-27 anni, e è partito acquistando una Gallardo arancione. Lo seguo da più di un anno e mezzo. Aveva pochi iscritti quando ho iniziato a seguirlo, però ha un'ottima dote di comunicazione, simpatica, brillante, molto dinamico, fa tutto da solo con la sua telecamera o con le sue telecamere, ma non ha aiuti esterni di nessuno. I suoi video sono molto freschi, di intrattenimento, ti fa quasi sempre sorridere ed è un approccio agli utenti che a me piace veramente molto. Ultimamente ha comprato la Toyota Supra, sta facendo tutta una serie di video sulle personalizzazioni di questa Supra che sono un po' noiose perché lui adesso ha già 4 auto di fascia top, ma continua a fare video sulla Supra e visti uno, visto due, qualcuno ultimamente ci ha sorvolato perché è un pelo ripetitivo. Però il personaggio è molto valido, andate a vederlo, senz'altro vi divertirete. Allora, un canale a cui sono iscritto da poco è Cars with Luke, è Auto con Luca. Allora, questo è un ragazzo britannico, inglese, che attualmente ha poco più di 100.000 iscritti, quindi è un canale abbastanza piccolo considerando i numeri che fanno in inglese. Mi piace perché sono veramente montati bene. Il canale mi piace molto e lo seguo sempre perché quei video sono veramente montati bene. È un livello di editing a cui aspiro di arrivare anch'io perché hanno un bellissimo abbinamento di immagini con musiche che vanno a tempo con l'immagine, riprese aeree ma senza esagerare. Lui prova auto pazzesche, lo fa in maniera molto semplice, ma questi video sono dei piccoli cortometraggi, sono delle perle, a me piacciono molto, quindi ve lo suggerisco. Un altro canale che mi piace molto è DDE. Lui è canadese, è partito da solo nella realizzazione di questo canale di auto, calcolando che lui all'epoca aveva una 430 Scuderia e una Lamborghini, oltre a un Range Rover. Ha avuto un'evoluzione interessante, per cui gli ultimi video, fini a se stessi, possono non raccontare molto. Ma come io suggerisco sempre, andate a vedere anche i video vecchi di un canale, così riuscirete ad apprezzare meglio il miglioramento che c'è stato nel tempo. Questo vale anche per il mio canale. Un conto è vedere i video di adesso, un conto è andare a vedere i primi video di un anno e mezzo fa. C'è tutta un miglioramento nella fase sia di editing che di qualità video che fa apprezzare di più i video realizzati recentemente. Quindi lui ha dei video di auto sportive di fascia alta molto elaborate, quasi all'estremo, montati in modo veloce come scatto di immagine, ottime le musiche che sono molto potenti e sono di un hip hop che sta benissimo con le immagini montate in abbinamento. Lui è molto comunicativo. Il canale l'anno scorso credo che sia quello che ha fatto più il boom di iscritti, è arrivato a 2 milioni, un anno fa era a meno di 100.000. Molto molto bello, anche questo ve lo metto in descrizione. Poi io seguo altri due canali di chi invece mette mano alle auto, che è una cosa che sto cercando di fare anch'io
in maniera molto più leggera e molto meno competente, però sono abbastanza di ispirazione i loro video su quali lavori fare e come farli. Allora, uno è Uvi Garage. Uvi Garage è un ragazzo molto simpatico, molto ironico, che si prende anche in giro da solo. Vi ricorda per caso qualcuno? Anche lui possiede diverse auto, direi più di 10. Le ha appena stivate in un box che ha costruito apposta dedicandolo a tutte queste auto. Spazia molto perché lui non ha... Lui prende auto usate... Allora, lui si è organizzato così. Prende auto usate dagli anni 80 agli anni 2000, prendendo però quelle che costano di meno, che ovviamente sono piene di problemi, e poi le sistema. Quindi nei suoi video, che siano di questa macchina o di quella, ci sono sempre delle gran problematiche che a volte si risolvono, a volte non si risolvono, e anche qua mi ricorda qualcuno. Però sono divertenti perché sono fatti bene e mi piace molto la sua autoironia. Uvi Garage, andate a vederlo. L'ultimo, diverso da Uvi Garage, ma che anche lui mette mano alle auto, è Tavarish, che è un ragazzo, io penso iraniano, non so, ha la pelle scura, molto simpatico. I video non sono troppo coreografici, sono abbastanza essenziali. Lui rileva auto di fascia medio-alta con problemi. Quindi rispetto a Uvi Garage sono segmenti diversi. Non so, ha rilevato una Lamborghini che era stata usata in un Fast and Furious, quindi piena di problemi, l'ha smontata tutta, l'ha sistemata e adesso l'ha appena finita. Sono belli i video, anche lui si è appena organizzato con un capannone, con uno spazio ampio per essere comodo a lavorare contemporaneamente 3-4 macchine. Ha appena raggiunto il milione di iscritti, i suoi 15 minuti di video o 20 che siano passano veramente velocemente e sono veramente piacevoli. Menziono un ultimo canale che non è attinente alle auto, ma è stata grandissima fonte di ispirazione su come migliorare le mie capacità di editing e di filmmaker, se mi posso definire così ancora, ed è il canale di Casey Neistat. Allora, lui è il più grande youtuber al mondo, secondo me, al di là dei numeri e dei volumi che sviluppa, perché ha più di 11 milioni e mezzo di iscritti. È eccellente la qualità dei video che fa, che sembrano un po' sgangherati, un po' non si capisce subito che cosa si svolge all'interno di quel video, ma un'eccellente struttura il video, e vedrete che vedendone diversi di video capirete che nulla è lasciato al caso. Quindi sono video ben strutturati, scritti e poi elaborati in una modalità dove a volte l'azione o il senso del video si capisce alla fine, che lo rende molto avvincente, perché non sono video scontati. Ha eccellenti attrezzature di fascia top, infatti spesso fa anche recensioni di prodotti high tech, che siano droni o telecamere o cellulari. Lui è simpaticissimo, molto comunicativo, nello stesso tempo è un ragazzo estremamente semplice. Penso che alcuni di voi lo conosceranno perché è conosciuto a livello mondiale. Anche lui ha calato un po' ultimamente la produzione di video, anche perché si è spostato da New York, dove stava prima, a Los Angeles, California, dove vive adesso. Però ragazzi, qui veramente io ho passato delle notti intere a guardarmeli in sequenza uno dietro l'altro. Casey, ve lo suggerisco, vedrete che vi piacerà. In tutti questi canali che vi ho segnalato c'è un lato intrattenimento molto sviluppato, perché in America e anche in Inghilterra o in Canada
Questi youtuber sanno benissimo che bisogna far vedere delle cose, ma contemporaneamente non annoiare e far divertire. Quindi, quello che dicevo nel video che ho fatto precedentemente qualche giorno fa, hanno un lato di intrattenimento molto sviluppato e sono molto piacevoli e divertenti. Sono video molto più leggeri dei nostri youtuber italiani. Io li seguo con piacere, la sera sono rilassanti, ci vuole un po' di conoscenza di inglese, ma neanche più di tanto, perché tanto parlano le immagini e penso che il senso del video, anche prendendo qualche parola un po' qua un po' là, si capisca lo stesso. Bene ragazzi, con oggi è tutto. Vi ho detto quali sono gli youtuber stranieri che seguo per la maggiore. Spero che sia un elenco utile anche per voi. Scrivetemi nei commenti se qualcuno di questi che ho menzionato li conoscete già, oppure se andandoli a vedere vi piace il loro lavoro. Per oggi, dalla giornata più uggiosa del mondo, è tutto. Vi saluto al prossimo video. Ciao ragazzi!